Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nello stesso 1887 in cui Emil Berliner registrava il primo brevetto del suo grammofono, un evento che abbiamo già celebrato in questa storia aperta dell'intrattenimento audio-video, e a distanza di 10 anni, quindi nel 1877, dalla registrazione di un altro fondamentale brevetto, quello del fonografo per la riproduzione di rulli sonori, pare che nella testa dello stesso Thomas Alva Edison balenasse già l'idea di costruire un apparecchio che si comportasse con l'occhio come il fonografo per l'orecchio. Uno strumento, cioè, in grado di registrare e riprodurre simultaneamente suono e movimento. Per coltivare questa strana idea, l'inventore americano gli riserva un'intera stanza all'interno dei nuovi laboratori di West Orange, incaricando il suo giovane ma brillante assistente, William Kennedy Laurie Dixon, di dirigerne le ricerche. I primi esperimenti del 1888 sono però disastrosi. Sia Edison sia Dixon non sono esperti di ottica o di fotografia e non hanno conoscenza alcuna dei lavori di tutti coloro che li hanno preceduti. In particolare quelli del genio di Marais, che proprio in quello stesso anno stava inventando, in Europa, la prima videocamera della storia con pellicola Eastman. Ironia della sorte, le pubblicazioni di Marais erano reperibili nella grande biblioteca di West Orange, ad immediata disponibilità proprio di Edison e Dixon, ma probabilmente la storia non voleva che fosse così facile. Ci volle un altro anno perché i due comprendessero che per ottenere buoni risultati con il loro fonografo ottico era indispensabile fermare il meccanismo ad ogni posa. Capito questo, i primi soddisfacenti risultati che portarono al primo brevetto del marzo del 1889, i due inventori li ottengono proprio con l'ingresso a West Orange dei primi rulli di pellicola in celluloide trasparente appena commercializzati da George Eastman. Sufficientemente lunga e flessibile, tanto da poter essere arrotolata per assicurare maggiore stabilità, la pellicola venne inizialmente forata da Edison al centro, tra un'immagine ed un'altra, proprio come stava facendo Émile Reynaud per il suo teatro ottico. Per ridurre il rischio di bucare le immagini, a Dixon venne la semplice idea di spostare i fori della pellicola dal centro ai suoi estremi, nel numero di 4 per lato. Questa apparente inezia fece compiere passi da gigante alla fotografia animata, poiché la pellicola non slittava più come accadeva per la cronofotografia di Marais. Con la doppia foratura laterale, la pellicola si poteva trasportare a scatti regolari, con una centratura perfetta ed un tempo di esposizione uguale per ogni immagine. Il risultato per gli occhi era un movimento molto più realistico. Quando il primo film di West Orange venne girato, Edison era in Francia a visitare l'Esposizione Universale del 1889. Qui ebbe modo di incontrare Marais, come anticipammo in un precedente video, aggiornandosi su tutte le ultime scoperte del precinema. Nel frattempo Dixon, rimasto a West Orange, il 6 ottobre di quello stesso 1889 girava una breve sequenza di saluto da mostrare ad Edison al suo rientro. Quella sequenza, apparentemente uno scherzo, pare avesse anche il sonoro. Era la nascita del primo cinetografo. Per quanto paradossale possa sembrare, quella non era la nascita del cinema. Perché prima di Edison e poi dei fratelli Lumière, un uomo circondato dal mistero inventava il cinema già qualche anno prima. Il suo nome era Louis-Aimé Augustin Leprince. Leprince sviluppa fin dalla giovinezza il desiderio di imprimere la realtà in immagini per poi riprodurle. Uno dei tanti amici del padre è l'inventore del daguerrotipo, che affascina Louis per la sua tridimensionalità. Di origine francese, nel 1885, all'età di 44 anni, Leprince inizia a progettare una cinepresa a 16 lenti, che brevetta già nel 1886. I suoi studi proseguono nei mesi successivi, nei quali Leprince inizia a girare anche delle brevissime strisce,
di appena 10-12 fotogrammi al secondo. Di questi brevi cortometraggi, databili intorno al 1888, solo due sono arrivati intatti fino ai nostri giorni, ma la loro visione permette di dimostrare la qualità raggiunta dal francese con la sua cinepresa, rispetto ai primi fallimentari esperimenti di West Orange. Questi due girati hanno una tale limpidezza d'immagine che possiamo considerarli filmati HD ante litteram. Purtroppo sono molto brevi e così occorre riprodurli più volte. Una prima scena, nota come Leeds Bridge, mostra uno spaccato della vita cittadina del tempo, a passeggio sulla Leeds Bridge Street a Leeds in Inghilterra. Una seconda, dal titolo Runday Garden Scene, è datata 14 ottobre 1888 ed è stata girata in un giardino casalingo. Le immagini mostrano una passeggiata dello stesso Le Prince. Venuto a conoscenza del fatto che anche l'illustre Edison stava portando avanti gli esperimenti del suo fonografo ottico, ottenuti buoni risultati anche con la proiezione, Le Prince decide di registrare il brevetto della sua nuova invenzione non solo in Inghilterra, la sua attuale patria, ma anche negli Stati Uniti. E così, organizzata la prima proiezione per il grande pubblico americano, il 16 settembre del 1890, Le Prince sale su un treno che lo avrebbe portato all'imbarco per gli Stati Uniti. Ma da quel treno il francese non scenderà mai. Sparirà per sempre insieme ai bagagli e al suo brevetto. Fu davvero il sospettato numero uno, lo stesso Edison, a far sparire Le Prince. Mentre a West Orange il grande inventore lasciava i suoi studi sul fonografo ottico in mano al suo assistente per dedicarsi a business che riteneva più redditizi? Se diamo credito alla notizia riportata su questo sito, tutti i sospetti sembrano confermati. Si cita infatti un appunto per mano di Edison che recita: «Eric mi ha chiamato da Digione. È stato fatto. Il principe non c'è più. Questa è una buona notizia. L'omicidio non è il mio mestiere. Sono un inventore e le mie invenzioni e le immagini in movimento possono ora andare avanti». A voi il giudizio finale. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.